torna a cena, eh? Esci con una. Non ti si può nascondere niente. Guarda che t'ho partorito io, bel ragazzo. Ciao. Ciao. Bruno! Bruno! Prendere un colpo. Perché ieri sera non ti sei presentato? Ho un imprevisto. Hai staccato anche il cellulare, eh? E mi lasci 2 ore come un coglione. Avverti, no? Bruno, sono io, Reddy. Amore, volevo solo dirti che ieri sera è stato bellissimo. Stasera che si fa? Stasera che si fa? Devo vedere con un amico. Amico, amico, o mi devo preoccupare? Amico? Che carino questo posto, non lo conoscevo, ho una fame. Tranquilla, qui si mangia molto bene, vedrai. Signori, il vostro couscous di gamberi. E voilà. No, oddio, ho sbagliato. No, ecco, invertiamo. Ma che fa? La stessa pietanza. Buon appetito. Grazie. Fuori come un terrazzino. Questo piatto è la specialità della casa. Sembra appetitoso. Mio Dio, Giampaolo, sento le campane. Ti piace? Mi piace. È fantastico. Scilla, mi vuoi sposare? È la cosa che desidero di più al mondo. Ti amo. Anch'io, e ti amerò ogni giorno sempre di più. Hai visto? È arrivato anche Natale. Sei contento? Sì, ma la vigilia mi ammazzo. Un'altra volta Natale e un'altra volta siamo diventati tutti zio. Più buoni. Zio. Poi. Zio. Sheila. Che c'è tesoro? Zio, guarda. Ciao, amore. Zio,
Buongiorno. Ciao Bruno. Ciao. Sei libero stasera, zietto? No, non credo. Non lo so. Accidenti, volevo presentare Giampaolo a te, lo zio Ignazio. Vabbè, dimmi te quando sei libero. Va bene. Io sono troppo contenta che è Natale. Per me fare l'albero è sempre un'emozione. A chi lo dici? Anche per me. Che spettacolo. Vi piace? Ciao. Non ho parole. Questo sarà il più bel Natale della mia vita. Ho ritrovato i miei zii preferiti. Un prete e un gay, capirai. Il diavolo e l'acqua santa. E ho trovato anche l'amore. Guardate un po'. Scilla, che bello, ma che meraviglia. Ti auguro tanta felicità. E che c'è più romantico di trovare l'amore sotto l'albero di Natale? Niente. Guarda, quando va bene l'amore, tutto va bene. Il lavoro e persino la salute. E allora speriamo che Babbo Natale mi porta l'amore pure a me. Pure a me. A me. Se n'è andato. Il solito romanticone. Si è commosso. Se c'è una cosa che può ucciderti è sentirsi tristi a Natale. Quando tutti intorno a te sprizzano felicità. Mentre te... Ma tutto uno schifo. E soprattutto in amore. Io non riuscivo a mandar giù che Bruno fingesse di essere etero. La sua ipocrisia mi faceva soffrire come un cane. Questa è una storia d'amore. La mia. Ma anche la vostra. Se l'amore vi rende ciechi. Amore. Ciao ragazzi, a domani. Ammazza, a te Babbo Natale ti ha già fatto il regalo. Non gli fa la letterina. Pure io te la faccio la letterina, non si sa mai. Andiamo. Allora, quando me li presenti, gli zii? Presto. Ma quello è tuo zio? Sì, è una persona stupenda. Allora, Luca, come ti senti stasera? Ma è gay? Come Cenerentola quando cerco il ballo. Sì, lo è. E non lo nasconde. Qual è il problema? Lo sai come la penso riguardo i froci? Riguardo i gay, no? Bravo, i gay. E che non dovrebbero stentare la loro... Gaiezza? Gaiezza, esatto. Quando conoscerai zio ti ricrederai. Vabbè, comunque anche se non mi dovessi ricredere, lo sposo tenendo lui. Scemo. Luca. Ciao. E tu che ci fai lì? Sapevo che passavi qui e ti aspettavo. A me la tua amica Rebbi. Che se ne frega di Rebbi. Non avendo più papà, pensavo di farmi accompagnare all'altare da zio Luca. Ah, mi sembra un'ottima idea. Però devi dire allo zio Luca di
vestirsi in maniera meno vistosa almeno il giorno del nostro matrimonio. Vabbè, lo sai, mio padre è un militare, la mia è una famiglia un po' all'antica, quindi... Innanzitutto non solo che non si veste in maniera vistosa, e poi devi ricordare alla tua famiglia che siamo nel 2016, che chi pensa all'antica è fuori tempo. Non litighiamo. Comunque lo Zuluca mi accompagnerà all'altare e si vestirà come vorrà. Come vorrà. Lo so, non è il massimo. È qui che ti posso invitare a cena. Dicevo, la testa ben esclusa. No, no, no. Il prezzo non c'entra niente. Tu mi inviti in questi posti in culo alla ballina soltanto perché sai che la gente che conosciamo non li frequenta. Sai qual è il tuo problema? No. Che non ti sai vivere il momento. No. Perché una storia d'amore non è fatta di momenti. No, è una cosa che si costruisce passo passo, insieme. E a questo punto, Bruno, io non so che futuro potremmo avere noi con tutti questi sotterfugi, queste cose che... Non ti basta che ho mandato a cagare Rebbi per stare con te stasera? No, non mi basta, no, 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 non siamo terroristi che si devono nascondere, Cristo. Siamo gay. Non facciamo male a nessuno. Che volete discorsi? Cosa mi nascondi, Bruno? Stai diventando paranoico. Ero in bagno, t'ho visto. Cosa sono quei lividi? E non cominciare a raccontarmi che sei venuto con un motorino. Non sono cose che ti riguardano. Invece mi riguardano. Che fai? Me ne vado perché mi hai rotto. Bruno, aspetta. Oh. Bruno! 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 Ma perché non ti apri con me? Non voglio metterti in mezzo. Io ci sono già in mezzo. Andiamo da te. Adesso però mi dici tutto. Ecco qua. Tieni. Allora, come ti sei fatti quei lividi? I miei fratelli, Gina e Angelo, sanno che sono gay. Hanno letto un tuo messaggio sul cellulare. A fine mese mi tolgono anche una parte dei soldi dalla busta paga. Mi lasciano pochi euro, così non te li fai spendere nei locali dei froci. Ma è una cosa orrenda. E per questo mi sono messo con Rebbi. Per placare quelle due belve. E tua madre? Non sa niente. Come non sa niente? Mio padre l'ha lasciata 3 anni fa e ancora si deve riprendere. Se scopre che ha un figlio gay è il colpo di grazia. No. Non è vero, la verità vince sempre. Tu dovresti parlarla. Tu non la conosci. Io non glielo dirò mai. Mai. Perché mai i miei figli dovrebbero, come ha detto, vessare Bruno? Il più piccolo, Gino e Angelo, lo adorano. Perché? Perché Bruno è gay. Che sarebbe Bruno? Gay, signora. Omosessuale. Ma che cosa dice? Ma che cosa le viene in mente? Gay perché qualche volta indossa un jeans rosa e porta l'orecchino. Guardi, un ragazzo su 3 mette l'orecchino, è di moda. Signora, non c'entra niente l'orecchino, non c'entra il jeans.
Bruno è gay. No, no. Bruno è fidanzato con una bella ragazza. Rebby? No, Rebby è solo una copertura, signora. Si è messo con lei soltanto per placare i fratelli. Mio figlio non è malato. Ma infatti non è malato, è gay! Gay! Signora, poteva nascere alto, basso, magro, grasso. È nato gay. Mio figlio non è malato, punto. E lei è un pazzo a venire qui a parlare di questo con me. Se ne vada subito. Vada via! Guarda questa testa, porca miseria! Quante... tutte l'ha fatte. Dove sei? Dove sei, cornuto? Dove sei? Cenetta con i fiocchi. Ecco, appunto, non ti arrabbiare. E cosa è successo? Un servizio improvviso di lavoro. Un'urgenza. Quindi niente cena. Eh no, tutto il pomeriggio a cucinare. Scusa, amore, ma non posso. Ok? Ciao. Aspetta, non partì, ci stiamo pure noi. Vai, fratello. Bello, senti un po'. Che ce l'ha, una sigaretta? Ho chiesto se c'è una sigaretta. No, non fumo. E comunque è vietato fumare. Oh, ma avete sentito? Non fumo e comunque qui è vietato fumare. Ma che niente, niente, sei frocio. Oh, sto a parlare con te. Hai sentito? Sei frocio? Ti ho chiesto se sei frocio. Certo che sei frocio, ce l'ha scritto in faccia. Ma voglio sentir detto da lui. Sei frocio. Sono fatti miei. Ma sai che c'è? Che a me i froci mi fanno schifo. Quindi? Scusate, devo scendere. Aspetta. Tu da frente devi muovere. T'ho detto vai. Siamo in tre. Basso solo io le gambe. Lo state ammazzando, basta! Adesso basta! Apri! Sto pupazzo de merda! Signore,
Pronto polizia. Pronto polizia. Ce la farà. È un bravo uomo, vedrai. Dio gli vuole bene. Scilla. Scilla, come sta? Non lo so, in sala operatoria. È mio. Pronto? Ehi, come va? Malissimo. Che è successo? Dove sei? Ho finito la missione mezz'ora fa. Non riuscivo a dormire, sono venuta a farmi la corsetta. Io ci sono stato aggredito da 3 teppisti. Come sta adesso? Non so neanche se ce la farà. L'hanno pestato a morte. Arrivo il prima possibile. Ciao. Ok. Ci vediamo stasera? Non lo so. Dopo vediamo. Ci sentiamo dopo. Senti un po', ma non è che c'è un'altra? Sei libero sempre una sera sì e una sera no? Che fai le sere che non vedi me? Me la spasso. Sì, me la spasso con le altre, scema. Ciao. Beh? Luca. Luca? Che è successo? Luca, parla! Come una legge inutile? Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Soltanto quest'anno a Roma 50 casi di aggressioni a persone di orientamento sessuale diverso, 11 casi di suicidi di persone gay vittime di bullismo omofobo e quasi tutti adolescenti. La sua associazione si costituirà parte civile? Sì, certamente, ma purtroppo questo servirà ben poco. In questo momento a Roma abbiamo un dramma omofobia, abbiamo un problema che non è stato affrontato, siamo ancora... Laura! Jessica! Appena ho saputo mi sono precipitata. E come sta? Lo stanno ancora operando. Sì, però non ci hanno ancora detto niente. No. Vedrai che ce la farà, Luca è forte. Ma quanto ci mettono? Eccolo, eccolo, è lui. Siete tutti qui per il signor Manfredi? Sì, sì, sì. Dottore, come sta Luca? Come sta? Non ci faccia stare sulle spine, per favore. La prognosi resta riservata, ma il peggio, non voglio sbilanciarmi troppo, dovrebbe essere superato. La degenza potrebbe essere molto lunga. Purtroppo la milza è seriamente compromessa. Il problema è che ha un grosso ematoma al cervello che si deve riassorbire. Il paziente resterà sotto sedativi per 2 giorni. Credo di avervi detto proprio tutto. State tranquilli, il paziente è forte. Che bello. Anche Germana e François hanno fatto pace. Dottore, ma lo possiamo vedere? Per adesso no. E comunque non più di una persona alla volta. Bruno, fermati! Bruno, aspetta! Perché scappi, Bruno? Bruno, per favore! Perché scappi? Non sto scappando, perché dovrei scappare? Puoi fidarti di me. Stai tranquillo. In che senso, scusa? So che tu e mio zio vi volete bene. Luca appena si riprende sarà felice di vederti. Chi ti ha detto questa cazzata? È stato Luca. Una sera si è confidato perché il vostro rapporto lo faceva soffrire. E allora mi ha detto delle vostre difficoltà di coppia. Non resiste nessuna coppia. Guarda che tuo zio si è sbagliato sul mio conto. A me piace la fica. Ma chiaro. Ero soltanto venuto a vedere come stava. Quando si riprende diglielo. Che cosa? Che mi licenzio. Scusami, non sei amico di Luca Manfredi? Dimmi come sta. Non lo conosco. Sta, dimmi. Stop, via! Basta violenza sui gay!
Scilla. Giampaolo. Come sta? Il professore che l'ha operato dice che il peggio è passato. Beh, questa è un'ottima notizia. Quei bastardi che l'hanno ridotto così la pagheranno. Senti, appena Luca si rimette, ci devo parlare. Va bene? Tranquilla, li prenderemo. Allora, cos'è stato? Come si sente? C'era qualcuno. C'era qualcuno. L'ha sognato, non c'era nessuno. Comunque, buon risveglio. È la prima volta che parla dopo essere stato ricoverato. E da quanto? Lei è il nostro gradito ospite da una settimana. Una settimana? Una settimana, sì. Ma ne avrà ancora per un bel po'. Allora, come sta quel frocio? Gli ha detto che se fa la denuncia lo scoppiamo? Sediamoci qua, zio. Sono venuti tutti gli amici, sai? Abbiamo fatto i turni quando la situazione era critica. Io, Jessica, Laura, Nino, insomma tutti. È stato anche Giampaolo un paio di volte. Voleva chiederti dell'incidente. Niente. E tu hai sempre dormito. Che orrore. Mi avrà visto tutto scassato, tutto quanto sedato. Chissà che impressione che avrà avuto, ma... Bruno? Si è visto Bruno oppure... Sì, il mattino dopo l'incidente. Senti, è inutile aspettare per dirtelo. Tanto domani ti dimettono, perciò... Amore, non farmi stare sulle spine. Bruno si è licenziato. Fa il parrucchiere in un negozio di quarta. Si è ufficialmente fidanzato con la commessa di acqua e sapone, quella Rebby. Beh, dovevo immaginarlo. Mi dispiace, zio. Scendere da solo o vuoi che ti dia una mano? No, no, c'ho Fred Astaire qui che mi aiuta. Oh, ripariamo di questi giorni. Arrivederci. Arrivederci. Adesso che ti prende? Oh, niente. È questo villino.
Mi sento solo. Mi sento tremendamente solo. Dio, accendi un po' la luce, Germana. Mi sembra di stare già nell'oculo. Aia. Adesso l'accendo, adesso. È solo che non trovo l'interruttore. Attenta a non cadere, tesoro, eh. Germana, vuoi accendere questa cazzo di luce? Ma che è? Ma che è? Non dico che dividere è una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna. Per un amico in più, per un amico in più. Perché mi sento molto ricco e molto meno infelice, e vedo anche quando c'è poca luce. Con un amico in più, con il mio amico in più. Non facci caso se tu passa, non perdito anche me. Almeno adesso tu sai bene chi è. Ti dico grande aiuto, discreto amico muto. Il lavoro cosa vuoi che sia mai? Un giorno bene, un giorno male, lo sai. Soggetto diventare bordone, ma se ne qualche notte più giorni, per un amico più, per un amico in più, perché mi tiene ancora più caldo di un pullover di lana, a volte meglio di una bella sottana, un caro amico in più, un caro amico in più, e se ti sei innamorato di lei. Io rinuncio anche subito, sai, forse guadagno qualche cosa di più, un nuovo amico tu, perché un amico se non svegli di notte, è capitato già, e scendi già ma prende anche le volte, e poi te le ridà. Dicevi che ti sentivi solo, eh? Te lo aspettavi, eh? Ah! Facciamo un brindisi! Aspetta, aspetta. Prima voglio abbracciarvi tutti. Zio, basta chiacchiere. È ora a letto a fare la ninna. Te lo dicevo sempre io quando eri bambina. Però prima di farmi dormire mi raccontavi sempre una favola. Bene. C'erano sempre fate buone che vincevano su quelle cattive. Poi i principi e principesse. A proposito di principi. Ehi, aspettavo la tua chiamata. Come va? Tutto bene, lo zio Luca sta meglio. Quindi stai lì tutta la settimana? Ma no, dormo con zio solo stanotte. Non potevo lasciarlo solo proprio oggi che è uscito dall'ospedale. Una gran voglia di te, Scilla. Anch'io. Domani con lo zio mi dà il cambio Jessica, perciò sarò tutta tua. Mi fa un pezzo l'idea che stai lì con la zietta mentre io qua tutto solo. Smettila di parlare così di mio zio, cos'è che mi dà fastidio? Smettila di avercela con i gay, per favore. Va bene, buonanotte. Ciao, buonanotte. Zio? Molto aristocratica. Tu che dici? Sei incantevole. Davvero, ti piace, zi? Se ti vedesse la tua povera mamma, amore. Niente lacrime, eh? È Germana? Pronto? Senti, prendi tempo con Luca. Non farlo venire subito in negozio. Perché? Di trovare delle orrende scritte omofobe su entrambe le vetrine, ecco perché. E c'è qualcuno che lo sta per
Ho capito tutto, grazie Germana. E allora di alla cliente che tra un'ora sarò lì. Un'ora? Abbiamo finito. Sì, sì, un'ora va bene. Per fortuna c'è qui Rebbi ad aiutarci con i suoi prodotti. Ok, va bene, a dopo. Ciao, ciao, ciao. No, come? Ma non gli hai detto? Io devo scappare in negozio. Dai, zio, ne voglio provare qualcun altro. Tesoro, sei perfetta, è il tuo, per cui andiamo. Sarà più importante il mio matrimonio o quelle antipatiche delle tue clienti? E poi pensa quanto rosicherà lo zio Ignazio che tu hai visto il mio abito da sposa e lui no. Dai, zio. Raga, per favore, piegate bene gli asciugamani, non lasciate le cose in giro, io non sono la cameriera vostra. Allora vai tu da Luca. Sì, sì, ho già fatto la borsa per stanotte e ce l'ho qua sotto. Senti, come ti è sembrato lo zio? Tranquillo. Guarda, la faccenda di Bruno l'ha presa abbastanza bene. Senti, Germana, io non ce l'ho fatta a dirgli che quello stronzo ha negato di avere una relazione con lui dichiarando di essere etero. Lasciamo perdere. E piuttosto dimmi, quando è che gli presenterai Giampaolo? Domani sera. Così si conoscono. Allora ciao, io vado, buonanotte. Ma Luca, non dovevo venire da te stasera? No, guarda, per favore, niente balie, eh? Sei mai un badante? Ma... Ciao. Ma dove va? Ma... Bruno, ti dispiace se le mance te le do domani? Non mi va di fare i conti oggi. Per quello che ho guadagnato, non ti preoccupare. Ciao, tesoro. Ciao, domani. Ciao, amore. Ciao, Rebbi. Sempre con te, eh? Mettiti il casco. Amo, che c'hai? Non ho niente. Questo lo riconosce? No. No. Ma no, no, erano più normali. Signor Manfredi, io le ho mostrato tutti i pregiudicati di Roma tra i 20 e i 30 anni che abbiano scontato una pena detentiva per fatti di violenza razziale contro minoranze sociali, compresa quella omosessuale. Ma e se non fossero dei pregiudicati? Se non fossero dei pregiudicati sarebbe un grosso problema, perché sarebbe come dover cercare il famoso ago nel pagliaio. Signor Manfredi, questa città è piena di ragazzacci che il sabato sera, non sapendo cosa fare, si divertono a prendersela con i più deboli. Stavo pensando, ma provate a chiedere all'autista, magari lui li ha visti salire qualche volta sull'autobus. L'autista dice di non aver visto niente. Mi dispiace.
Culo! Si può sapere perché sei nervoso? Forse oggi ho visto in questura uno dei miei aggressori. Ancora ci stai pensando, eh? Certo. Io proprio non ho capito come fai a chiedermi di perdonare quei delinquenti. Se sei cattolico e credi nel Vangelo, è un atto dovuto. Ho capito, credo nel Vangelo, ma non sono Madre Teresa di Calcutta. Un mese l'ospedale mi hanno fatto stare, un mese. Ho capito. Senti la mia mano, eh? Sì, sì. Vieni, vieni. Che c'hai? Niente, scusa. Certo che Roma è piena di Alfa Romeo. Alfa Romeo? Ma dai, rilassati, su. No, scusa, sono un po' paranoico. Andiamo, dai. Mi raccomando, facciamo fare una bella figura a nostra nipote. Che mangiate, eh? Altro che... Profitterò dal doppio cioccolato, la mia passione. Grazie, zio. Pure il dolce. Domani un'ora di corsa per smaltire tutta questa roba. Eh? Anche te di fare la corsetta di un'ora? A quale corsetta? Io ho 50 a Padre Nostro perché sto per commettere un peccato di gola. Allora, ragazzi, raccontateci. Come vi siete conosciuti? Racconto io o racconti tu? Racconta tu, dai. Bene. Allora, due mesi fa, io e Scilla... Allora, chi è questa macchina parcheggiata qua davanti? La macchina, scusate. Scilla, mi prendi le chiavi della giacca? È sua questa Alfa Romeo parcheggiata davanti al garage? Sì, è la mia. Faccia in fretta, sono un medico, ho un'urgenza. Nelle tasche della giacca non c'è niente. Come non c'è niente? Eccole qua. Scusate, arrivo subito. Luca, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Non può dare... Sta bene, zio. Sì, sì, tranquillo. Oddio. No, non è possibile. È una coincidenza, non è possibile. Non sta niente qua la macchina. Nessun problema. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Io ti ho la stessa felpa. Allora, quali peccati hai commesso? No, io non ho commesso nessun peccato. Tu? Ecco, sono contento che hai deciso di confessarti. Ma che sei? Ma tu, è poi con te, che se mio cugino mi conosce a memoria. E allora perché sei qui? Perché nostra nipote è in pericolo. In pericolo? Che pericolo? È il tipo che lei si vuole sposare, quell'ispettore. È uno dei tre che mi hanno massacrato di botte. Scilla non lo deve sposare. Quello è un violento, è uno psicopatico. È uno che di giorno si mette la divisa e la sera con una tuta invece va in giro insieme agli amici a massacrare la gente, solo per il gusto di farlo. Stai parlando di Giampaolo, l'ispettore Gadda. E di chi se no? Ma quello che Scilla ci ha presentato ieri sera. Sì, infatti è da ieri sera che ci penso e adesso sono sicuro. 100%. 99, va bene? Sono un tipo scrupoloso. Posso chiedere informazioni su di lui? Ecco, bravo, questo volevo farlo. Sì, però guarda, non sarà facile. Senti, io devo chiederti una cosa personale. Non è che per caso ti droghi, vero? No, padre, glielo giuro. Soltanto la sera un bicchiere di vino. Ci vediamo più tardi. A stasera. Comincio a contare i secondi. Ciao. Ciao.
Ci vediamo stasera. Luca, è arrivata la sciacalla, l'ho mandata al lavaggio. Sì. 2 minuti è pronta per il taglio. Ma la sciacalla non doveva più mettere piede qua dentro dopo il casino che ha fatto con tutte le clienti VIP, scusa. Sì, ma ci ha fatto scrivere dall'avvocato. Non possiamo rifiutarci di servirla se lei paga. Ho capito, io invece del taglio gli strappo oggi i capelli, guarda, eh. Perché che cosa hai oggi? No, niente, scusa, cioè, no, sono nervoso, sto pensando a Scilla. E che cosa Scilla? Non ci ho dormito tutta la notte. State parlando di me? Ho sentito, eh? Ciao, Scilla. Eh sì, no, è il tuo vestito da notte che... No, scusa. Tutta la notte stavo pensando al vestito del matrimonio, ci pensavo stanotte e allora... Che zia adorabile, non dormi la notte per il mio abito da sposa. Amore... Beh, lo confesso, anch'io. Corto, lungo, bianco, una cosa un po' più audace, l'altro giorno non abbiamo deciso niente. Quindi è all'abito da sposa che tu pensavi, io chissà che mi credevo. Senti, io vado dal cassonetto dell'umido, è meglio. Ciao, dopo. Chi sarebbe il cassonetto dell'umido? Niente, ha ragione, però. Chiami. Sono preoccupato per te, eh? Per me? Ho fatto delle indagini su Giampaolo. È per bene. Se così non fosse, non lascerei che si sposasse la nostra Scilla. E chi ti avrebbe dato queste informazioni? Ho delle amicizie altolocate, perciò tranquillizzati. Va bene? Uh-huh. È a posto. Invece, come ti dicevo, io sono molto preoccupato per te, molto. Capisco che quello che ti è successo ti rende diffidente verso tutto e tutti, ma insomma... Senti, io quello che ti consiglio è di lasciarti alle spalle questa brutta storia. No, mi dispiace, non ci penso nemmeno. Attaccato. Chiaro? Quanti lifting ha fatto? Se va dalle tasse, se mette le corna al marito, tutto? Scusa, adesso devo riattaccare. Adorato, come stai? Vedo che non hai perso il vizio di frugare nella vita dei VIP. Evidentemente un mese di galera non ti è bastato per aver rubato le foto della Canalis. Ma guarda che a me il mese di galera mi ha dato più visibilità. E io continuo a fare il mio mestiere. Farmi i cazzi degli altri lanciandogli addosso barilate di merda. Sono stata abbastanza sincera, adorato. Sei falsa come sulla tazza. Ma allora la segui Lalla la sciacalla sul web? Solo Lalla può scrivere queste cazzate. Mi devi dare una mano. A fare che? Quello che sai fare meglio, tesoro. Aprire un armadio e trovarci dentro uno scheletro. Ci sto. Chi è la vittima designata? Ciao ragazze. Ciao amore. Non lo so. Io non riesco a crederci. Ah. Beh no, neanch'io all'inizio, però posso dirti delle coincidenze incredibili. E poi, se proprio te la devo dire, a me quel tipo... Scusami, hai detto che tuo cugino ha preso informazioni su questo Giampaolo? Perché risulta essere una persona per bene. Credo, mio cugino, Germana, è un pete. Che cosa vuoi che ti dica? Ma... Ciao. Ciao. Quanto ce n'hai? Che ne so, amo. Devo fare l'inventario, c'ho da fare tutta la serata. Pigliati pure il motorino mio. Io torno in autobus, però domani me ne prende te. A domani, amo. Ma come hai fatto a rivolgerti a quella vipera di Lalla? Vabbè, Germana, allora non ci siamo spiegati. Io sono convinto che l'ispettore Giampaolo Gadda nasconda qualcosa. E devo trovare prove certe per aprire gli occhi a Scilla. Chiaro? Perché non ti rivolgi a lui direttamente? No, quella è gente che sa mentire. Io l'ho studiato. Se io non ho prove certe, Scilla non crederà mai a me, crederà sempre a lui. No, non lo so, io non riesco a vedere il fidanzato di Scilla come un omofobo picchiatore. E perché è così? Perché chiunque abbia una doppia personalità porta sempre una maschera. Visite. Assorbo. Passavo di qua e ho visto che eravate dentro. 2 giorni fa mi ha chiamato il commercialista e ha detto che devo passare qui per prendere la liquidazione. Io vado? Sì. Buona serata. Ciao, ciao. Un attimo. Germana! Che ci fai qui? Lo sai benissimo che ci faccio qui.
Il commercialista è una scusa. Volevo vederti. So che giovedì sera ti fermi fino a tardi per fare i conti della settimana. E speravo di trovarti solo. Penso che alla fine ci sono venuto con te in una discoteca per gay. Questo cosa vorrebbe dire? Che mi sto liberando, cazzo. Che non me ne frega niente se la gente mi vede mentre bacio il mio uomo. Torniamo insieme. Dormi con me stasera. Prima mi devi dimostrare che sei cambiato per davvero. Cosa vuoi che faccia? Stai ancora con quella lì? Scusa, c'è Imma che ti vuole parlare. Scusa un attimo. Ciao. 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 Chi era quella tipa con cui parlavi? È un'attivista gay che si chiama Imma Battaglia. Era incazzata nera perché la polizia mi ha fatto vedere soltanto schede segnaletiche. Cos'altro potevano fare? Potevano farmi incontrare l'uomo dell'identikit. Comunque non c'è problema. In che senso? E ho capito quello che devo fare. Faccio fare io un identikit e poi dopo lo pubblicheranno loro sui giornali, sui social, non so. Ma tu sapresti riconoscerli? Certo. Sì. Sì, due di loro li ho visti benissimo, guarda, c'ho le... È libero? Sì, certo, prego. C'ho le facce impresse qua. E non hai paura? Di cosa? Ma come di cosa? Ma scusa, ma quelli potrebbero... Sì, insomma, non hai detto che erano delle belve? Bruno, io non ho paura. Non ho paura di niente. Non ho paura di nessuno. Io ho coraggio di denunciarli. E aspetta. Hai intenzione di restare con me fino a domani? Oppure durante la notte te ne vai come un ladro? Che domani mattina devo passare a prendere Rebby. Ah, quindi... No. Allora, buona fortuna, Bruno. E fammi un favore, guarda. Non mi cercare più. È finito. Vai, vai. Scusi, signora. Vai, vai. Pronto, chi parla? Rienaffer. Che vuol dire? Cosa intendi per Rienaffer? Vuol dire che il mio hacker ha passato la notte a fare le pulci al computer di sto Giampaolo Gardan. Non è venuto fuori un cazzo. Cioè? Ma avete provato a scavare nella posta elettronica? Certo. Pulito come il culo di un neonato dopo il bagnetto. No, dai, non è possibile. Qualcosa ci deve essere. Alla, ci sei? Pronto? Senti, nel mio mestiere ho imparato che tutto è virtuale, anche la verità. Tu sei convinto che questo ispettore è un gran figlio di puttana, che è colpevole? Certo, almeno non è. Allora, anche se non abbiamo trovato, inventiamo. Cioè? Che intendi per inventiamo? Ci sei o ci fai? Inventiamo un suo passato da colpevole. Razzista, omofobo, filonazista, anche un po' coglione. Che dici? No, così non è possibile, guarda. Farei qualunque cosa per salvare Scilla da quel mostro, ma questo no, non me la sento. Vabbè, lascia stare, guarda. Ci penso io, mi inventerò qualcosa io. Aspetta. Che c'è? Questa storia che i tuoi genitori sono l'antica mi ha fatto venire l'ansia. Come sto? Sei bellissima. Andiamo. Comunque, devo fare i complimenti a mio figlio. Ha fatto un'ottima scelta. Lei è una bellissima ragazza. Grazie, colonnello. Com'è gentile. Mia cara, cosa hai intenzione di fare dopo il matrimonio? In che senso, mi scusi?
Continuerai a fare la manicure in quel salone? Beh, veramente... No, mamma. Pensavo di metterla subito incinta, così si mette in maternità. Bene, bravo. Giampaolo. Scusate. Pronto? Ok, arrivo subito. Un'emergenza al lavoro, devo scappare. Giampaolo, non vorrei mica... Ti lascio con i miei, almeno mi conoscete un po' meglio. Mi raccomando, eh? Giampaolo. Quanti nipotini pensate di darci? Che ne so. C'è bene, Frocio. Bang! Andiamo. Commissario, questa notte sono stato oggetto di minaccia da parte di 3 ragazzi. 2 non li conosco, ma glieli posso descrivere. Il terzo invece so chi è. Cioè, lei mi sta dicendo... Anzi, lei ha sempre detto, signor Manfredi, di non aver mai visto in faccia il terzo aggressore. Sì, l'ho detto, però siccome questa notte io l'ho visto in faccia... Adesso i miei dubbi sono diventati certezze. Cioè, dunque, lei mi sta dicendo che conosce anche il nome di questa persona? Sì. È l'ispettore Giampaolo Gatta. Che cosa? No. Guardi, non è possibile. Commissario, glielo ripeto. Uno dei 3 balordi che mi ha aggredito sull'autobus e che questa notte è entrato dentro casa mia, nel mio giardino, e ha attaccato alla porta questo manifesto. È l'ispettore Giampaolo Gatta. È chiaro? Lo sapevi perché non me ne hai parlato subito? Amore, io non avevo le prove. Dovevo essere certo, non ero sicuro. Però stanotte, quando ha scavalcato casa mia, il cancello, io l'ho visto in faccia. Allora assicuro che lui è quello con il cappuccio. È uno di quei 3 balordi. Non ci posso credere. Ma lei ha confermato anche te, no? Non ti ha detto ieri che ha avuto un impegno improvviso? Sì. Vedi, tutto combacia. Già, tutto combacia. Amore, non essere disperata. Tesoro, tu lo trovi qualcuno che ti renderà felice. Non pensare a quel balordo. Sono a pezzi, zio. È stato questa mattina l'ispettore Giampaolo Gatta. È lui l'aggressore di Luca Manfredi, il parrucchiere massacrato sull'autobus circa un mese fa. Ma quello non è il fidanzato di Scilla? È vero, mi sembra proprio lui. Ma Rizzotto Bano. No, ma non è possibile. È veramente uno scandalo. Povera ragazza. Lei si dichiara colpevole o innocente?
innocente e verrà dimostrata al più presto. Oh. Andate a lavorare, tieni. Signore, anche voi penso siate venute per la messa in piega, no? Non per guardare il TG. Grazie. Ma ti va? Vabbè. Andiamo di là, va. Senti, zio, mi dispiace se vado a casa. No, ti passo a trovare più tardi. Io la messa in piega non Scusa. La pago. Come sarebbe non paga la messa in piega? No, da oggi è tutto gratis. Se ti rode, parlane con Luca. Senta, Luca non mi ha detto niente. Signora! Signora, a me non mi offendere. Guarda che pezzo di... Luca! Sentita, ci penso io. Lalla! Come sarebbe questa storia che non vuoi pagare? E da oggi non pago più. Adorato. Meglio così. Così non vieni più nel mio salone. Che paura. Senti, non venire più a rompere le palle, perché se no... E no che? Guarda che sono io che ti tengo per le palle. Non sei ridicola, sei. Tu non l'hai visto in faccia all'ispettore? Te lo sei inventato, giusto? E tu che ne sai? Hai rifiutato l'aiuto dell'hacker perché era troppo rischioso. Mi metterò qualcosa. E ti sei inventato la minaccia in piena notte, compreso il fatto di averlo riconosciuto. Quell'1% che ti mancava per liberarti di lui. Congratulations for your badness. Senti, Lalla. Hai dato il taxi. Ti saluto. Pensato fossi la persona più buona del mondo. Che mi volessi bene. Sì. Che desiderassi la mia felicità. Invece mi associo al cassonetto dell'umido, come la chiami tu. Congratulations for your badness. Complimenti per la tua cattiveria. No, Scilla, no. Scilla. Amore, io l'ho fatto per te. Ti prego, io non posso sopportare che sposi quell'energumeno. Ti giuro che è stato lui. L'hai visto veramente in faccia che scavalcava il cancello di casa tua, sì o no? Amore, io ti voglio bene. Voglio la verità, zio Luca. L'hai visto o no in faccia Giampaolo che scavalcava il cancello di casa? No. Però adesso che l'hanno arrestato vedrai che confesserò mai... Un colpo solo hai perso la tua cara nipote e la tua manicure più qualificata. No, Sheila, amore, aspettami. Mi hai fatto dubitare dell'uomo che amo, questo non te lo perdonerò mai. Amore, ti ho mentito, sì. Ti giuro, su quell'autobus c'era lui. No, zio, Giampaolo è innocente, lo dice il cuore. Addio. Amore, Scilla, non è così. Come faccio? Io voglio salvarla. Scilla! Amore, io l'ho fatto per te! Alla riconquistata libertà. Il profumo è magnifico. Pensi che l'ha fatto Scilla con le sue mani? Una ragazza da sposare. Infatti è quello che farò a breve. Accidenti, bello forte. Veniamo al dunque. Questo bravo ragazzo le vuole veramente bene. Per lei si è fatto anche 6 ore di carcere, che per un poliziotto innocente e onesto non è poco. In qualità di capo della polizia di Roma, le confermo che sia la sera dell'aggressione di suo zio, che 2 giorni fa quando è stato minacciato, l'ispettore Giampaolo Gadda era impegnato in un'operazione sotto copertura. Non ha il dono dell'ubiquità, per cui le garantisco che non poteva trovarsi con quegli infami a picchiare suo zio. Dottor Capone, la ringrazio per essersi disturbata a venire, ma proprio oggi pomeriggio ho scoperto che mio zio Luca si è inventato tutto per screditare Giampaolo ai miei occhi. Non capisco perché Luca mi odia così tanto. Nessuno gli toglie dalla testa che tu sia il terzo aggressore con la tuta. Scusate, devo proprio andare.
Se volete sporgere denuncia contro questo signor Manfredi, io sono a vostra disposizione. Potete fargli passare un brutto quarto d'ora. Ma non penso che Scilla voglia denunciare suo zio. No, voglio solo che sparisca dalle nostre vite. Per sempre. Stavo pregando per te. Hai detto che volevi parlarmi. Hai fatto bene a venire. Allora fammi capire. Se Giampaolo Gadda, come sostiene l'ispettore capo della polizia, quella sera era in missione sotto copertura, e allora chi sarebbe quest'uomo col cappuccio? Ma siccome voglio credere che tu non ti droghi... Dai, senti, per favore. L'unica spiegazione plausibile è che tu, avendo subito un trauma cranico, abbia confuso i ricordi. Hai detto lo scienziato. E ti rammento che oltre alla laurea in teologia ne ho conseguita una precedentemente in medicina. E allora? Tu ricordi un tale, anche lui con la tuta, che è entrato di notte nel reparto di terapia intensiva. E il tipo, secondo te, è lo stesso che stringeva tra le mani un portachiavi con le sembianze di un coniglietto. In realtà erano due visitatori diversi. L'uomo con la tuta e il viso nascosto dal cappuccio, che non sappiamo chi sia, e l'altro che stringeva tra le mani quel portachiavi. Luca, mi senti? Gli hai visti in faccia? Giampaolo Gadda. L'uomo che sta per sposare nostra nipote Scilla. Ma se io mi sono immaginato tutto, cioè che l'uomo col cappuccio e Giampaolo fossero la stessa persona. Allora, l'uomo col cappuccio, chi è? Ci ho pensato su parecchio. Per fare chiarezza, tu devi ripartire da quella famosa sera, quella dell'aggressione. Mi suona strano, infatti, riflettici, che quando sei uscito dalla casa di Bruno, hai trovato tutte le ruote dell'auto squarciate e quella brutta scritta sulla fiancata della macchina. Quell'episodio avrebbe avuto senso se fosse avvenuto nei pressi della tua abitazione, dove ti conoscono. Sì. Hai ragione. Magari qualche brutta persona che ti conosce di vista avrebbe potuto giocarti quel brutto tiro. Come si chiama quel tuo ex dipendente? Bruno. Bruno Baldacci. Sì, lui in effetti abita dall'altra parte della città. Ma nel suo quartiere non mi conosce nessuno. È stato tutto preparato. Il pomeriggio qualcuno sapeva che io sarei andato lì e mi stava aspettando. Che ci fai qui? Non mi fai entrare? Come cazzo facevi a sapere che sarei venuto qui a parlare con tua madre? Non so proprio di che cosa stai parlando. Bruno, io ti ho visto quando sei venuto a casa, quando hai attaccato quel manifesto con quella faccia di merda. Non è possibile. Ho il cappuccio della tuta. Ah, avevo il cappuccio! Come cazzo hai fatto a sapere che io venivo qua a parlare con tua madre, perché sennò io chiamo la polizia?
Ti controllavo il telefonino. Il bagno è libero. Vado. Tu che fai? Resti a colazione con me o... Devo farmi trovare sotto casa che Rebby mi passa a prendere col motorino. Oh. Va bene. Ti ricordi quella sera che ho dormito da te? Sapevo che la password era il mio nome. Bruno. Fu così che ho scoperto che hai mandato un messaggio a mia madre. Dicendole che la volevi incontrare. Raccomandandoti di non dirmi nulla. E lei ti rispondeva dandoti appuntamento quel pomeriggio. Qui. Complimenti. E quindi per vendicarti hai pagato 2 avanzi di galera soltanto per farmi spaccare la... Ma che cazzo sono quelle facce da criminale? I tuoi fratelli? Eh? Sì. Sono Gino e Angelo, i miei fratelli. Gli ho raccontato che mi molestavi al lavoro. E così per pararti il culo. Gli hai detto che sono Frocio. Come hai fatto a farmi così male? Come hai fatto? Perché ti odio, cazzo. Ti odio come odio me stesso. Ma perché ti odi, Bruno? Ma per favore. Perché non mi accetto? Mi disprezzo. Quei lividi che hai visto sul mio corpo non li ha fatti nessuno. Li sono fatti io. Perché mi odio, cazzo? Bruno! Dopo che facevo l'amore con te, tanta gioia. Quanto tanto odio nei miei confronti. Bruno! 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 Bruno, ti prego, Bruno! Ti prego, Bruno, di qualcosa, oi! Signora! Signora, ma che è successo? Signora, che cosa gli hai fatto? Ma che io che fatto? Gli hai fatto? No, suo figlio sta male, ma lei non lo vuole capire perché lei è cieca! Mio figlio, oh, figlio sta male! Lei non lo vuole capire! Bruno! Forse l'avevo sempre saputo. Forse quella sera sull'autobus l'avevo visto, ma avevo cancellato tutto. L'amore mi aveva reso completamente cieco. Sono solo venuto a chiederti scusa. Guarda,
Veramente, io non lo so che mi è preso, io... Non è da me gettare così del fango su una persona. Però... No, ero malato, non vuol dire niente. In realtà avevo tanta paura. Un'angoscia tremenda che tu potessi esserti sbagliata. Invece sono sempre io il cretino che in amore non ne azzecca mai una, ma... E niente, scusami anche con Giampaolo, io capisco che tu possa essere arrabbiata con me. Scusa davvero. Luca. Scusa. Perché non ti servi a cena? Ti ringrazio, sei molto comprensivo, ma non so se sia il caso. Ti perdono, sì che ti perdono. Basta abbracci, su. La cena è pronta, dai. Amore mio. Domani, ragazzi, mi raccomando, studiate. Claudia, ho saputo che abiti vicino a casa mia. Sì, perché? Ciao. Ciao. Forse mi sono fatta un'amica. Questa sì che è una bella notizia. Raccontami. Tammy, una ragazza della mia classe. Abita vicino a casa nostra. Posso invitarla a studiare qualche volta? Perché no? Nonna, spicciati, sono evitato per il coro. Spingi con il là? Ho un po' di mal di gola. Potevi rimanere a casa. Lo sai che non fa bene alle corde vocali esercitarsi con il mal di gola. Padre, non voglio perdere il concerto. Vabbè, riprendiamo da capo. Because the people of the world.